Marco qui accanto a me si chiama Orbi, è prodotto da Netgear ed è il primo sistema Wi-Fi domestico tri-band al mondo. Complicato? In realtà no. È semplice da usare e in pochi minuti vi aiuterà ad estendere la copertura della vostra rete senza fili. Come? Ve lo spiego tra poco qui su Tech Princess. Immaginate di voler lavorare in giardino, ma di non riuscire a farlo perché il wifi non prende. O di avere un grosso ufficio, ma di avere stanze o angoli in cui il segnale è troppo debole. Potete risolvere il problema usando Orbi. E no, non è uno che non ci vede bene. All'interno della confezione trovate un trasmettitore, detto rute, e un ricevitore, detto satellite. Il trasmettitore viene collegato tramite l'apposito cavo al vostro modem e poi alla corrente elettrica. Il satellite invece viene posto ad almeno 10 metri di distanza, collegato alla rete elettrica ed attivato tramite un piccolo pulsante posto sul retro. Insieme riescono a coprire una superficie di circa 450 metri quadrati. Impostarli è molto semplice. Una volta trovato un adeguato alloggiamento per entrambi, dovrete cercare la rete Wi-Fi Orbi e collegarvi usando la password indicata. A questo punto vi basterà digitare sul browser del vostro smartphone, tablet o PC l'indirizzo orbilogin.com e seguire le istruzioni a schermo. Non preoccupatevi, non dovete ricordarvi tutto questo a memoria. All'interno della confezione, infatti, trovate le istruzioni, semplici e chiare, che vi guideranno passo passo per tutto il processo di installazione. A questo punto, per capire se l'avete configurato correttamente, dovete semplicemente osservare i LED posti sulla parte superiore. Netgear Orbi si illumina di bianco quando effettua la connessione, di blu quando tutto è regolarmente funzionante, di rosa quando invece c'è qualche problema e di arancione quando il satellite è troppo lontano. La particolarità di Orbi però è il sistema tri-band. Normalmente i nostri dispositivi elettronici usano due bande, una classica a 2,4 GHz e una introdotta in tempi più recenti da 5 GHz. Orbi ne usa invece una terza per comunicare con il suo satellite, lasciando quindi libere le altre due. In questo modo i vostri PC, smartphone e tablet possono navigare più velocemente. Quindi, per chi è pensato questo Netgear Orbi? È adatto a coloro che hanno un appartamento molto grande, case su più piani, ville immense, piccoli castelli oppure uffici giganteschi. Se invece vivete in un piccolo appartamento, probabilmente non avrete bisogno dei servizi di Orbi. Direi che per oggi è tutto. Voi nel frattempo, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, andate a visitare il nostro sito www.techprincess.it. Ciao!